vorrei salutare a nome di tutti voi una persona importante per tutti noi, e io sono sicuro che quella persona oggi è qui con noi, che sta manifestando e che assieme a noi si sta battendo. Penso a Gino Strada, che è qui con noi, che ci ha insegnato cosa significa essere coerenti e dedicare una vita alla lotta contro la guerra. E allora mi permetto di avanzare anche una proposta, perché penso che sia un punto di fondo. E la proposta che vorrei avanzare assume un punto, che è questa. Io credo che sia venuto il momento di assumere un obiettivo, userei questo termine. Io credo che sia il momento del coraggio, della responsabilità, ma anche dell'utopia. E l'obiettivo non deve essere solo quello di fermare la guerra. L'obiettivo oggi deve essere più alto, se vogliamo difendere l'esistenza nel mondo e costruire un altro modello sociale. E il momento è quello che noi dobbiamo assumere un obiettivo che potrebbe apparire oggi utopistico, ma io credo sia quello per cui ci dobbiamo battere. E cioè la battaglia, un nuovo modello sociale di sviluppo deve assumere l'obiettivo di abrogare la guerra, come è stata abrogata la schiavitù, di abrogare la guerra e di lanciare una campagna in cui in tutto il mondo i cittadini si battono perché le forze politiche e le Nazioni Unite assumono questo obiettivo come obiettivo di un manifesto di una nuova società e di nuovi valori. Io credo sia questo, e oggi è il momento, insisto, di non fermarci, di non aver paura. Come abbiamo riempito la piazza oggi, non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare fino a quando la guerra in Ucraina viene fermata, ma soprattutto fino a quando non abbiamo costruito una nuova società in cui al centro deve tornare la persona, deve tornare il bisogno delle persone, non il profitto, non il mercato, non un'economia che uccide, non la guerra che diventa lo strumento per difendere gli interessi di chi ha tanti soldi, perché la guerra poi la fanno i poveri tra di loro o per il nome dei ricchi. Questo è l'elemento che dobbiamo cambiare.